forse una delle cose a cui tengo maggiormente nel mettere in evidenza. Esiste un bias strutturale gravissimo tra, in un punto concreto della facoltà di medicina, che è il punto di raccordo tra gli anni dedicati alla formazione di base, quindi per arrivare alla laurea, e il momento in cui ci si iscrive nella scuola di specializzazione. Penso che in questi casi i numeri siano forse la documentazione più concreta. Quest'anno, signor Ministro, come lei ben sa, si sono laureati circa 7.500 studenti. Si sono laureati anche bene, perché lo studente di medicina, che se ne dica, che qualcuno possa pensare, ama studiare, ama fare i suoi studi. Peccato però che le borse, i contratti di lavoro che le scuole di specializzazione mettono a loro disposizione erano l'anno scorso 4.500 e quest'anno si ventila, anche se effettivamente non ho la cifra esatta, che possano essere ridotte. Il che significa che tra gli studenti laureati e gli studenti che saranno ammessi alle scuole della specializzazione c'è una perdita secca di quasi il 40%. È questa la sacca in cui si annidano da un lato le raccomandazioni, da un lato le preferenze, da un lato i sotterfugi, dall'altro le frustrazioni, le delusioni, l'amarezza, il sospetto di corruzione del sistema, le critiche alla baronia. Quindi anche se la graduatoria nazionale verrà condotta con criteri di massima equità, anche se, come io mi auguro, si risolverà il problema del confronto tra le medie degli esami e il voto di laurea, e quindi ci sarà un accordo, suppongo, tra i presidi e i presidenti del consiglio di corso di laurea per avere la massima, come dire, coerenza e confrontabilità tra i sistemi di valutazione. Se mi auguro che i quiz possano avere un carattere autenticamente selettivo e quindi capace di discriminare tra chi sa di più, chi sa di meno, chi tutto sommato ha acquisito le competenze reali per poter accedere alla scuola di specializzazione più di altri, pur tuttavia questo bias è un'ingiustizia gravissima nei confronti degli studenti di medicina, perché se chi si laurea in legge può pensare di fare il notaio, il magistrato, il funzionario, l'uomo politico, l'impiegato, il libero professionista, chi si laurea in medicina vuole solo fare il medico. E gli studenti di medicina si laureano in percentuale di circa il 90%. Finché non avremo garantito a ogni laureato in medicina la possibilità di accedere a una scuola di specializzazione, noi avremo un punto di debolezza strutturale nel sistema, che darà sempre il destro al rischio di una manipolazione, al rischio di una preferenza. Il ministro poi ha visto, sa anche perfettamente, che si parla anche di possibilità di acquisire borse, no, contratti di lavoro di tipo privato, e quindi questo aprirà comunque una, come dire, una sorta di tallone d'Achille. Allora io credo, ministro, che se noi riusciremo a contemplare con un sistema unitario il numero di studenti che si iscrivono a medicina, 90%, quindi togliamo il 10%, e il numero di contratti di lavoro per questi ragazzi attraverso le scuole di specializzazione, noi abbiamo fatto una cosa giusta. Concludo, basta, non voglio dire altro, consegnerò la mia relazione, ringrazio il Presidente della sua amabilità e anche i colleghi. Io la ringrazio, come ringrazio tutti i colleghi che stanno...